Buongiorno, allora respiriamo insieme a Davide Bassi. Good morning, buongiorno. Buongiorno a te. Bene, che bello vederti perché ho letto la tua storia e ci è subito interessata. Leggevo questa esperienza di una vita particolare. Tu hai un'associazione che si chiama Aquila Nera Aquila in Nera, Toscana. Quindi, nel senso che mi racconti un po' da dove vieni e come ti sei ritrovato a raccontarti con i cavalli. L'Aquila Nera parla di uomini e cavalli, mi sembra di aver capito. ma l'Aquila Nera nasce da una grande passione che è nata con me. Mio nonno era già ufficiale di cavalleria negli anni 20, poi ho iniziato subito fin da piccolo ad andare a cavallo perché era un po' un bambino particolare, un po' difficile come si dice, no? Quindi con la E terapia del con cavallo la ti dava un terapia po'. del cavallo riuscivo un pochino a mettermi le redini. Poi a 17 anni per studio sono andato a vivere in Australia e lì c'è stato questo incontro molto particolare, per caso, però come si dice, quando l'allievo è pronto incontra il proprio maestro. Ecco, facciamo un passo indietro, adesso vediamo in che cosa ha significato questo incontro. Qui tu racconti in un articolo che ha scritto Giuditta Pellegrini, parlando della tua esperienza di Aquila Nera, si racconta di quando i cavalli, parte proprio così, i conquistatori arrivarono nelle Americhe, importarono questo meraviglioso Animale. animale, però poi, come in genere all'occidental maniera si fa, si pensò di educarlo un po' con il bastone, la fame, la coercizione in genere. Però non sempre è stato così. Cioè, insomma, ci sono delle esperienze, diciamo, che tu racconti, che invece non prevedevano questo tipo No, di addestramento. l'uomo col cavallo ha avuto sempre un rapporto di coercizione, perciò quando il cavallo arrivò in America con i conquistadores, anche i nativi d'America, però i nativi del Nuovo Messico, California, Texas, ovvero gli Apache, Navajo, incontrarono il cavallo conoscendolo tramite i conquistadores e gli spagnoli. Perciò seguirono la loro orma. In realtà gli indiani delle grandi pianure, come furono i Sioux, perciò i Dakota e Comanches, che il cavallo non lo conoscevano, lo incontrarono per caso. Infatti il cavallo, non c'è il vocabolo cavallo nella lingua Nella lingua? indiana, c'è grande cane. Perciò gli Certo. indiani cosa fecero? Iniziarono ad osservarlo e decodificarono il loro linguaggio, il linguaggio del cavallo, come avevano decodificato il linguaggio di tutti gli animali perché dovevano vivere con questi animali. Quindi capire semplicemente i messaggi che danno gli animali col loro corpo, Certamente. comportamento, respiro, Giustissimo. eccetera. E il secondo passaggio che hanno fatto è stato quello di entrare, diciamo, nella parte spirituale dell'animale, in quanto i nativi d'America avevano una spiritualità sciamanica, totemica, con tutti gli animali della terra. Perciò anche quando il cavallo entrò nella loro vita, anche il cavallo entrò a far parte del loro sciamanesimo. Perciò il passaggio importante è entrare nell'energia del E tra cavallo. poco torniamo proprio su questo argomento, perché è anche un approccio generalmente che questi signori avevano nei confronti della natura in genere, animali, piante comprese. Tra poco torniamo in studio con Davide Bassi, Aquila Nera è la sua associazione che accoglie in Toscana dei cavalli, che c'è anche un salvataggio di questi cani grandi che sono tolti dai macelli dopo che hanno corso per anni e chiaramente la destinazione poi è una e unica, invece lui li accoglie da Aquila Nera e gli ridà, come dire, una dignità di esseri viventi. Tra poco Ecoradio, lo stato interessante. Ecoradio, buongiorno, lo stato interessante ancora con Davide Bassi. Buongiorno Davide. Ciao di nuovo a tutti voi. Allora, 8 anni fa, mi pare di aver Sì. capito, inizia questa avventura. C'è un terreno in Toscana con un'associazione, si chiama Aquila Nera, che ospita quanti cavalli? Noi adesso abbiamo 23 cavalli, 16 di nostra proprietà e gli altri sono in pensione per coloro che vogliono mantenere il cavallo in uno stato naturale, libero e a prezzi, diciamo, modici in questo momento di crisi economica. Quindi succede che molti dei cavalli che tu, che sono tuoi Sì. personali, li hai riscattati da morte certa, perché Sì. andavano il cavallo dopo che ha fatto le sue gare, la sua bella prestazione atletica agonistica competitiva, deve essere fine, a sto punto utilizziamolo, ce lo mangiamo. Ma Questo. diciamo che la parte dei nostri cavalli è ancora un pochino più particolare, in quanto sono cavalli che per problemi caratteriali, a causa dello stress e del comportamento che l'uomo ha verso il cavallo, ad un certo punto il cavallo si ribella e diventa pericoloso per l'uomo. Quando arriva a questa situazione, per forza il cavallo deve essere abbattuto. Quando sappiamo e ci contattano, noi andiamo e lo compriamo a peso di carne. E questo cavallo, una volta che l'abbiamo acquistato, lo si rieduca con questa tecnica particolare dei Sioux, e
Perché per chi si fosse messo adesso in ascolto, Davide lavora, ha avuto un incontro particolare in Australia quando dovete andare là per lavoro, per studio. E quindi conoscesti questo sciamano? Sì, era un uomo di medicina che lavorava i cavalli, aveva oltre 60 anni, io ne avevo 17 e ti raccontò che ci può essere un rapporto tra l'uomo e il cavallo, l'uomo e l'animale, che non sia solo quello della coercizione o dell'educazione modello circense, per capire come fanno al circo. Il modello tradizionale, quello che noi i cavalli le dobbiamo per forza assecondare la nostra volontà con la forza e con la violenza. O togliendogli il cibo con delle promesse. Qui il cavallo fa qualcosa solo perché si è creato un rapporto profondo di sintonia tra l'uomo e il cavallo, e dove l'uomo è diventato prima un amico del cavallo e si relaziona come un cavallo. Sai che potresti essere, tutti gli ascoltatori potrebbero dire, vabbè, ma quel Davide lì è strano, E vabbè, come diceva Carlo Verdone, facciamolo strano. Noi lo facciamo ancora più strano. Nel senso, ma non c'è un morso in bocca al cavallo? Non c'è morso, non ci sono redini, non usiamo neanche i ferri agli zoccoli. E poi per le persone che proseguono questa tecnica montano anche a pelo, cioè senza sella. Perciò è un contatto completo veramente profondo. Cioè devi sapere proprio con chi stai parlando, diventa un tuo amico quell'animale? Sì, perché al di là di diventare un amico, il passaggio successivo è che noi diventiamo il leader del cavallo. Siccome il cavallo vive in un branco e all'interno del branco c'è un capo branco, tu nell'atto in cui tu ti avvicini al cavallo, questo cavallo tu diventi il suo leader. Ma non è un po' la stessa, è sempre comunque sottomettere essere... No, perché è il cavallo che decide. Questa decisione avviene non con violenza, ma attraverso un comportamento fisico, con il linguaggio del cavallo, dove con delle leggere spinte che si creano fra i cavalli, come quando i ragazzi, un po' i bulli, si spingono, sì, si mandano in avanti. Il cavallo che fa il primo passo indietro riconosce l'autorità. E il cavallo che è diventato il leader non è che lo soccombe con violenza, ma bensì gli dà dei morsi sulla criniera come un riconoscimento del fatto che lui ha ceduto l'autorità. E questo è quello che io faccio con i cavalli, facciamo delle spinte. Ma ecco, ma come inizia inizialmente? No, arriva il cavallo e arrivo io, perché io, si può andare in questa Aquila. Vado io e voglio avere questa esperienza particolare, questa esperienza tra l'uomo e il cavallo che ci insegna Davide. Io arrivo là e diciamo, non sai niente di cavallo, oppure sai tutto di cavallo. Allora io dico, se tu sai tutto, svuotiamo il tuo vaso pieno d'acqua per riempirlo di una nuova acqua. Se non sai niente, ti spiego in maniera molto semplice. La cosa fondamentale è iniziare a imparare a respirare. Cioè io insegno a respirare come delle tecniche di meditazione, dove si inspira dal naso, si trattiene in pancia, nella parte diaframmatica, e si espira dalla bocca. Per quale motivo? Perché il cavallo poi tu lo comandi col respiro. Tu inspiri, il cavallo parte, tu espiri e il cavallo si ferma. Ecco perché non abbiamo bisogno di nessun tipo di coercizione. È lo stesso tipologia di respirazione che ha il cavallo. In secondo tempo... Cioè, magari si registrano anche le stesse respirazioni, no? Sì, certo. Entri proprio in una completa sincronia con il cavallo, anche a livello di respirazione. Nell'atto in cui tu inizi a respirare e fai questa tecnica di meditazione, io te la faccio fare in un campo in mezzo ai cavalli, avviene spesso che un cavallo si avvicina a te. Nel momento in cui un cavallo... Perché tu stai nel campo da solo o con gli altri a respirare. Sì, a respirare. Okay. Tu capace sei in mezzo ai 23 cavalli nostri, e per scegliere il cavallo con cui inizieremo a fare anche la lezione o inizieremo questo percorso, io ti faccio fare questa tecnica, e nel momento in cui tu inizi, dopo qualche minuto si avvicineranno qualche cavallo, uno dei quali metterà la sua testa all'altezza del tuo cuore. Questo succede sempre? Questo succede quasi sempre. Se non avviene, perché tu hai delle reticenze, che la tua mente, la tua razionalità, che non ti vuol far abbandonare a questo animale che, diciamo, è un animale di 600 kg che dentro di noi ci fa sempre un pochino paura. Beh, mi viene da pensare che effettivamente io immagino arrivo dalla città, no? Parcheggio la mia macchina, che ho passato del traffico sul raccordo anulare per arrivare da te di fretta e furia, forse mi hanno anche fatto una multa, arrivo da là, parcheggio, fa caldo, inizialmente non conoscendo te Davide andrei, dici, dov'è il mio cavallo? No, prenderei un cavallo, porca miseria, glielo ammazzi. Bravissimo, niente di tutto ciò, perché siccome qua si parla di energie, di una spiritualità profonda che i nativi avevano con gli animali, perciò anche con il cavallo, prima che tu arrivi e ti metti nel branco, al di là che i cavalli sono liberi, perciò i cavalli sentirebbero i tuoi fenormoni di stress
di ansia, di arrabbiatura, perciò loro le codificano come un pericolo. E se ne andrebbero. E se ne andrebbero. E tu tutto il giorno staresti dietro ai cavalli. Oppure sarebbe un rapporto conflittuale. Tra poco torniamo a parlare di cavalli con Cavalcare Senza Violenza, Davide Bassi, dell'associazione Aquila Nera, che è in Toscana e si prende tutti i cavalli che sono scartati dalle competizioni, li salva da una morte precoce, e addirittura chi vuole lasciare i propri cavalli in pensione, anche diciamo senza dover lasciare un occhio della testa per il mantenimento, può rivolgersi ad Aquila Nera. Tra poco su Ecoradio. Vabbè, però dai, Davide Bassi dell'associazione Aquila Nera, non ci credo che va sempre tutto bene. Un giorno arrivi dentro al ranch si chiama? È una tenuta con i tuoi bei 23 cavalli. Diciamo che Davide, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, nell'Aquila Nera ha un rapporto con i suoi cavalli che è un po' ricorda, anzi non è che ricorda, proprio si rifà a quello che furono il rapporto degli indiani d'America, i Sioux, nei confronti di questi animali, che furono gli unici a cercare di non domare il cavallo, chiamiamolo all'occidentale, con morsi, coercizioni, eccetera, ma entrare in sintonia con lui, cercare di conoscerlo proprio dal punto di vista del respiro. Ecco perché Davide fa dei corsi proprio, cercate anche su Facebook, Aquila Nera, e c'è questa sua tecnica che insegna, una tecnica sicuramente non violenta, che ha radici molto più antiche della doma che si diceva prima, tipica degli indiani Sioux. Andate là, vi fate una decina di giorni e poi vedrete che, ci raccontava prima Davide, il cavallo con la sua testa vi sceglie mentre voi siete nella tenuta, insomma una cosa meravigliosa. Però mi viene da pensare, mica andrà sempre tutto bene, 23 cavalli è sempre un branco, sono 600 kg l'uno. No, sono 600 kg l'uno, hai ragione. Poi io mi devo relazionare con i cavalli sempre con una presenza e del qui e ora, non mi posso permettere di pensare ad altro, e quando io non sono nervoso o mi arrabbio o ci sono delle influenze esterne e oso entrare nel branco per potermi relazionare, spesso se mi capita qualcosa ne devo pagare le conseguenze. Non è che mi arrivano dei calci, ma bensì mi possono arrivare dei morsi. Ogni tanto mi è arrivato qualche morso, e un morso di un cavallo non è piacevole. Beh, effettivamente mi fa pensare, perché si basa tutto sul fatto che comunque tu diventi il leader, mi raccontava Davide, di questo branco di 23 cavalli. Per essere un leader ci sono delle dinamiche che tu devi rispettare. È come se entrassi, che ne so, in una tempesta con una barca a vela distratto. Insomma, c'hai sempre una barca a vela che devi guidare. Poi il mare può essere amico o nemico, sta a te quanto ci sei dentro. E se il mare, mi viene da pensare, per fare un po' la metafora zen da bancarella, è un po' troppo mosso, forse non conviene entrare in quel momento. No, giusto, bisogna sempre capire le dinamiche dei cavalli, specialmente quando ci sono le cavalle che sono in ovulazione, cioè sono in calore, perciò c'è lo stallone, il capobranco, che cercano di fare il gruppo delle giumenche per potersi riprodurre. Ecco, in quel caso diventa ancora più delicato il rapporto, perché il maschio vedi in me un suo concorrente, perciò mi può dare dei segnali, e i segnali che si danno fra i cavalli, fra loro, sono morsi e calci. Perciò in questo caso devo far capire che la mia intenzione non è relazionarmi con le femmine, bensì creare soltanto un contatto di amicizia e nient'altro di più. Senti, ma tu non usi sperone, non usi morso, no. Però li punisci qualche volta. Sì, il cavallo non è che viene punito. Il cavallo fra di loro si puniscono normalmente. Appena un animale, siccome c'è una gerarchia molto rigida, se uno sbaglia viene punito, ma non è che viene punito con aggressività e con rabbia. Dopo si ricomincia a relazionarsi in maniera semplice. Un po' semplice. Come due cani che ci viene in mente che si abbaiano quando uno si invade troppo la sfera Perfetto. Intima dell'altro. L'esempio classico è quando mangiano. Anche per mangiare, prima mangia il capobranco, poi la cerchia attorno al capobranco e poi gli altri. Se arriva l'ultimo arrivato, entra, va a mangiare nel posto dove sta mangiando il capobranco gli dà morse e calci. Perciò anche in questo caso, se il cavallo nei miei confronti mi mette in discussione oppure fa delle cose che non deve fare, io mi comporto come un cavallo, cioè gli do delle spinte o delle pacche, però sempre con l'interiorità di quiete, non di rabbia. Cioè, come dire, questo ti sto dicendo che questo io ti metto i puntini sulle i, ma non è che non c'è vendetta, non no, c'è. No, perché noi generalmente picchiamo scaricando delle frustrazioni. Certo. Verso i bambini o verso gli animali. Siamo arrabbiati di una giornata stressante e uno dice qualcosa, giù, boom, un pattone. E invece in questo caso
Se si dà il pattone, lo si deve dare con l'animo sereno. E senza l'animo umano, insomma, giusto, quello della vendetta. Bisogna un po' annientarsi, no? Non annientarsi, ma come armonizzarsi, quantomeno. Noi siamo esseri umani, siamo fatti anche di ste passioni, delle invidie, perché non ti senti disumanizzato? No, anzi, mi sento forse più umano perché recupero la mia parte più naturale. Diciamo che la parte che noi parliamo umano in realtà è tutta una sovrastruttura di concetti che ci portano poi a vivere la vita in maniera stressante e con invidie, odi, rabbie che non ci fanno più vivere. Ma tu il traffico lo vivi mai? Mai. Voglio vedere come potrebbe. Ti dico, io vengo da Torino, ho vissuto per tanti anni nella grande città, sia a Torino che a Milano, anche all'estero, ma da quando io vivo in Toscana, in questa frazione di Rosignano Marittimo, al Gabbro, io la macchina la prendo poco, ma appena arrivo in città, devo dire la verità, mi brucio la gola, mi dà fastidio. Io intendevo proprio come questa pace, questo qui e ora, questa cosa serafica che ci hai raccontato. Guido mi incavolo. Capito, lì sei essere umano. Lì sono essere umano. Sei anche dei Però nostri. Però se vado a cavallo, ecco, io quando sono a cavallo che sono un'altra persona. Quando la gente mi vede, dice, ma te sei la stessa persona che ho visto ma prima. Ma quando adesso tu facevi un altro lavoro? Sì, io facevo prima l'imprenditore. Lavoravo nell'azienda della mia famiglia, avevo aperto una mia attività. Però poi che vita, è successo? Ecco. La vita ha fatto sì che mi ha mandato tutto alla rovescia, è andata male il lavoro, ho perso tutto. E nel momento che io ho perso tutto, mi hanno regalato un cavallo. Ma questo è questo è stato questa è la favola, veramente. No, veramente, ma è vero così, proprio il giorno. E tu ti sei ricordato di quell'incontro? Sì, mi sono ricordato di questo insegnamento che è riaffiorato pian piano, però devo dire grazie alla mia moglie, a quella ragazza che ho incontrato 8 anni fa, per caso in spiaggia, e poi con lei abbiamo condiviso questa passione e questo progetto del cavallo. Dietro un uomo c'è sempre una donna. E dietro ogni crisi c'è un'opportunità, certo. Dicevano i greci. Senti, mi interessa invece. Non mi interessa niente, mi sa che devo fare prima una pausa, poi mi devo interessare. Tra poco su Ecoradio parliamo del Cavalier Senza Violenza Davide Bassi, l'associazione Aquila Nera in Toscana che accoglie chiunque di voi volesse andare lì a raccontarsi insieme ai cavalli, trovare una nuova maniera per cavalcare, siamo un po' più in rispetto l'uno per l'altro, a pelo, senza morsi, senza speroni, dice si può fare, sì, tanto è il cavallo che sceglie voi e diventate amici, questo è il primo passo che si deve fare. Tra poco su Ecoradio continuiamo a parlarne. Buongiorno Davide Bassi di Aquila Nera. Okay. Che c'entra Aquila Nera con i cavalli? Questo è un nome così che ho voluto dare dagli indiani, in ricordo dei nativi d'America. Quindi diciamo Davide Bassi in 3 parole, un giorno di tanti anni fa va in Australia, incontra un signor capo dei Sioux che gli racconta un Dakota che gli racconta che i cavalli possono essere addomesticati, se si può usare. Diciamo mi insegna, mi trasmette una cultura, come fossi stato un allievo di bottega. Un rispetto per la natura e per gli animali. Rispetto per la natura e per gli animali e con tutto ciò che comporta. E mi ha trasmesso questa tecnica. È una tecnica proprio di avvicinamento tra l'uomo e il cavallo che quindi Davide dopo un po' ha riproposto. Infatti è in Toscana con la sua associazione Aquila Nera. Chiunque può andare là per un'ora, un giorno, 10 giorni, quanto vuole, a conoscere il proprio cavallo e quindi a cavalcare in un'altra maniera, più naturale. Sì. E come funziona allora la giornata di uno che arriva da te? Allora, generalmente i corsi e le lezioni sono a seconda delle disponibilità del tempo e del denaro che uno vuole dedicare e mettersi in discussione. Però generalmente iniziamo la mattina presto, certe volte abbiamo persone che per entrare in maggior profondità con questo contatto già alle 5 la mattina siamo con i cavalli. E iniziamo proprio tutta la parte sin dall'aurora con delle tecniche anche meditative inerente alla nascita del giorno e farla con i cavalli. Perciò si crea come un cerchio dove tu sei all'interno del branco e poi lentamente c'è proprio. Quindi sei accettato già dal branco, sì, mentre sì. Sei là tranquillo, sì. Perché alla base di tutto c'è comunque di entrare senza i feromoni dello stress che le nostre pelle, le nostre ghiandole comunque secernono naturalmente. Se togliamo lo stress, il cavallo non riconosce lo stress e non gli stiamo antipatici, certo. Ecco, in soldoni. Quindi la prima cosa, dice meditativi, non perché ci piace farlo strano, ma perché ci serve avere proprio per un azzeramento. Un azzeramento e per poter iniziare a lavorare con il cavallo in una maniera paritaria, perché il fine, al di là di stare di tutto un rapporto a terra che noi creiamo, è il fine di poi
rapportare questo rapporto che sia propedeutico nel momento in cui noi saliamo in groppa per poter fare le passeggiate. Dopo quanto salgo in groppa quando vengo da Aquila Nera? Allora, è molto soggettivo. Ogni volta che si forma un gruppo, il gruppo è molto omogeneo. E perciò ci sono le persone fobiche e si riuniscono alle persone fobiche, ci sono le persone stressate e si riuniscono a quel gruppo di persone un pochino più. Beh, all'inizio stressate. Uno però arriva con un po' di paura, dai, non sa sì, bene no, che no, succederà. No, effettivamente è un po' un salto nel buio, come certe volte uno quando fa il salto col paracadute, no? Certo, io mi fido dell'istruttore, ma sempre un salto nel buio, eh. Però ci si prepara. Io dico prima, c'è tutta una parte teorica dove io spiego questo insegnamento da dove arriva, che non è un mio insegnamento, è un insegnamento dei nativi d'America, che mi è stato trasmesso da un indiano. Spiego come il cavallo vive normalmente e come l'uomo l'ha sempre usato. Alla fine è se te stesso che arrivi alla verità di come ti devi relazionare col cavallo. Nel momento in cui tu non hai più paura, riesci ad affidarti al cavallo, perché sono le paure che ci condizionano, perciò anche con il cavallo è soltanto la paura che ci fa usare questi mezzi coercitivi. Quindi 10 giorni però vado a pelle, dai, a pelo. Sì, ma anche prima. Anche prima? Se tu hai già una base, se sei in una tua fisicità, certamente ci sono persone che hanno qualche problemino, qualche acciacco, l'età. Già come si sale su un cavallo senza sella, per me è tutto... In due tempi si fa, non pensiamo a quei film, alla terra in sila, eccetera, perché quelli sono cavalli bassi, ovvero sono dei quarter, dei Mustang, perciò sono cavalli generalmente molto bassi. Noi abbiamo tutti puro sangue, perciò sono cavalli molto più alti, perciò la tecnica della salita in due tempi, però facciamo sempre si aggrappa alla criniera. Alla criniera, ecco, sì. Tanto la criniera non c'ha sensibilità, non è che sente male il cavallo, la criniera ci si tiene. Non sono i capelli nostri. Sono i capelli nostri, perciò facendo un salto in due tempi si mette prima la pancia sopra la groppa, poi si porta su la gamba. Come quando si scavalca un muretto. Bravissimo, bravissimo. Senti, ma quindi il manifesto è l'uomo che sussurrava i cavalli oppure Hidalgo? Allora, sai, il film che hanno sì, fatto? Sì, 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 ma diciamo, ecco, la cosa più veritiera è il film Hidalgo, perché questa la cultura dei sussurratori, di tutta questa moda che è arrivata, che ha avuto la sua validità perché ha trasmesso un nuovo messaggio di come ci si rapporta con i cavalli, in realtà non è una invenzione dell'uomo bianco, quello che viene trasmesso da tutte le scuole, in realtà è la cultura dei nativi d'America. Infatti in Hidalgo vediamo questo che lui, che lui ha le radici, che sua madre era indiana e lui ha acquisito soltanto e fa tutto quella guerra per liberare dei cavalli e farli stare liberi, che erano i Mustang. Questa ad ogni modo è la storia vera, perché gli uomini bianchi, quando presero gli indiani, la prima cosa che fecero, gli tolsero i fucili per cacciare e gli tolsero i cavalli. Perciò quindi, gli indiani senza cavalli, senza fucili, non avevano possibilità di vita. Schiavi. Infatti la maggior parte degli indiani hanno avuto tre vie. Una parte è andata nelle riserve, che sono gli indiani che prendono i sussidi. Un'altra parte è andata a lavorare nelle città, nei grattacieli, perché non soffrivano di vertigini. E una parte degli indiani è andata a vivere nei ranch, dove hanno avuto l'incontro poi con la cultura dell'uomo bianco, e questa cultura del cavallo si è trasmessa lentamente con l'unione dei matrimoni tra gli uomini bianchi. E forse questo è lo scenario più interessante che mai descritto. Sì. Cioè quello che comunque ci si mischia tra culture e certo, ognuno più o meno riesce a conservarla propria. Certo. Senti, ma mi raccontavi anche a microfoni spenti prima di Avatar, sì, che è comunque una specie di manifesto della cultura indigena, indiana. Sì, Avatar è la trasposizione della cultura degli indiani delle grandi pianure su questo film inerente a questo popolo extraterrestre. In realtà tutto quello che si vede dal drago volante, diciamo, può essere inteso come il cavallo, che quando il drago sceglie il popolo di Avatar, lo sceglie lui, e anche in questo caso è il cavallo che ti sceglie. E tutto quello che si vede del ringraziare prima di salire o ringraziare l'animale che hai ucciso, tutto questo avviene nella cultura dei nativi. Quindi qualcuno su quel set di quel film doveva, sì, avere delle competenze, conoscenze. Quando c'è quella scena del codino, quello è un gesto simbolico e della connessione, dove tu devi riuscire a sentire con i tuoi sensi come sente il cavallo, ed è veramente una sensazione bellissima. Senti, ma per concludere, quindi si può dire che la metafora che ricaviamo da questo racconto che ci hai fatto è che ci deve essere un processo a metà, anche l'uomo si deve un po' animalizzare. Sì, sì, certamente. Da qualche parte. Ma anche io parlo, credo in genere, con qualsiasi tipo di animale. Nel caso specifico
Solamente quando avete rapporti con gli animali, perché se vi rapportate con altri uomini allora dovete umanizzarvi. No, non bisogna umanizzare gli animali, esatto. Perché io spesso vedo persone che anche da noi ai cavalli gli danno. Noi abbiamo avuto l'estremo, una volta una signora d'estate ci ha portato un plateau di Gatorade per il cavallo? Per il cavallo, perché sudava. Bene, quindi è il massimo. L'ho bevuto io. La signora è stata molto generosa, non sa la signora che se l'è bevuto Davide Bassi, il Gatorade. Quindi noi ci animalizziamo un po'. Io, guarda, devo dire, ti faccio un'esperienza che non c'entra niente. Io sono un noto gattaro, cioè ho sempre avuto dei gatti a casa. Il gatto chiaramente è un esserino di... è sempre un felino, ma è un esserino di 15 kg. Ma che dico 15 kg? Di 3 kg, 4 kg. 15 kg è una figa. Ho sbagliato. Il tuo è una bestiola da 600 kg, quindi chiaro. Però il rapporto, quando veramente ci si conosce, e l'ascolta, e poi l'animale non lo freghi, nel senso, non è con l'intelligenza e la furbizia. Insomma, Ulisse dell'Odissea non ce l'avrebbe fatta a tornare a Itaca se avesse avuto a che fare con degli animali. Non lo freghi. No, non lo puoi ingannare. Vanno al battito del cuore ancora, beati loro. E allora ringraziamo. Grazie e salutiamo Davide Bassi. Vi diamo appuntamento innanzitutto su Facebook, andate a cercare la sua esperienza, si chiama Aquila Nera l'associazione. Abbiamo anche il sito, che è www.aquilaneraorses.org. Orses come cavalli, quindi in Toscana, andate pure, adesso è una stagione meravigliosa. Chi conosce gli altri è sapiente, ma chi conosce se stesso è saggio. Chi vince gli altri è forte, ma chi vince se stesso è potente. Questa è la cultura tramandatagli dal capo Dakota a Davide Bassi, che l'ha trasposta in Aquila Nera. Grazie Davide, a Grazie presto. A voi. Ciao, a presto. Ciao.